Io rispetto ogni puntino dei Masoretti, non cambio nulla, neanche un puntino. Mi è stato detto che questo è il testo ispirato da Dio, bene, io leggo il testo ispirato da Dio, punto, senza toccare nulla. E lo faccio facendo finta, cioè consapevole delle cose che vi ho detto prima, su come si è venuta formando la Bibbia, lo faccio facendo finta che quando gli autori biblici scrivevano una cosa, volessero scrivere quella. Cioè io faccio finta che la lingua abbia un significato. Qui, in questa mail che vi ho letto fresca, 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 si dice appunto che la chiave di lettura, quella chiave di lettura è sbagliata, perché ci sono le altre chiavi di lettura, che sono quelle teologiche, quelle spiritualiste, quelle esoterico-iniziatiche. Benissimo. Beh, non c'è nessun problema. Queste cose qui mi occupo dei tempi del liceo, so benissimo che esistono tutte quelle chiavi di lettura. Tutte noi le conosciamo, no? Sono quelle che la teologia ci ha spiegato e che conosciamo da quando siamo bambini, perché più o meno immagino che tutti, no? Abbiamo vissuto un certo percorso. Benissimo, esistono tutte quelle. Fantastico, nessun problema. Io dico, lasciatemi mettere la mia chiave di lettura da ignorante. Che è quella letterale, lasciatemela mettere vicino alle altre. E invece in tutti i modi mi si dice che non lo devo fare. Io ovviamente continuo a farlo. In tutti i modi mi si dice che non lo devo fare. E un motivo c'è. Perché facendo questa chiave di lettura vengono fuori tutta una serie di significati che sono. Possono essere sbagliati, perché magari questi qui hanno raccontato un sacco di balle, quindi la verità è un'altra cosa. Beh, io però parlo di quel testo. Vengono fuori tutta una serie di significati che hanno una logica e una coerenza e una chiarezza che non richiede neppure interpretazione. Basta leggerli, basta leggerli. Una parte di questi significati, tra l'altro, si trovano anche nelle Bibbie che abbiamo in casa. Poi leggeremo qualcosa. Perché quei significati sono già lì. È dal settembre dell'anno scorso che io nelle conferenze leggo solo le Bibbie che avete in casa. Non leggo neanche le mie traduzioni. Perché è già tutto scritto lì. Basta leggerla, ovviamente, cosa che non facciamo, per fortuna per i detentori del potere, per fortuna per quelli che scrivono queste mail qui. Perché se la gente legge attentamente arriva alla settima fetta. Perché tutti arrivano alla settima fetta se si legge attentamente. Allora, dicevo, noi abbiamo una delle Bibbie possibili. Con questa Bibbia, viste tutte le trasformazioni che sono avvenute nel tempo, noi possiamo solo fare finta che. Questo è l'unico comportamento, secondo me, corretto e coerente con un testo nato così. Ma questo non lo dico soltanto io. Diciamo che, vabbè, se volete io ho l'incoscienza un po' di dirlo un po' chiaramente, un po' troppo forse. Nel 1958 all'Università Ebraica di Gerusalemme è partito un progetto che si chiama Progetto Bibbia, che è curato dai docenti biblisti universitari israeliti, quindi loro, solo loro, che ha con l'obiettivo di ricostruire una Bibbia la più vicina possibile a quella originale, che nessuno sa qual è. Si sono dati 2 secoli, quindi ci stanno lavorando da 60 anni, ci lavoreranno per altri 140 anni. Tra altri 140 anni avranno una Bibbia simile a quella scritta in origine, che però non sappiamo qual è. Di certo, mai nessuno saprà quali erano i suoni vocalici scritti in origine. Mai nessuno lo saprà, perché quelli non sono mai stati scritti. Noi conosciamo soltanto le vocali messe dai Masoretti, quindi da quelli che hanno calato dentro quel testo un significato. Di tutti gli altri non sapremo mai nulla. Si dice che la tradizione è garanzia di verità e sulla base di questo ci sono appunto persone che distinguono tra ortodossia e eterodossia, cioè
ciò che è giusto dire della Bibbia e ciò che non è giusto dire. Tra i coordinatori di quel progetto dell'Università Ebraica di Gerusalemme c'è per esempio il professor Röfe, che dice, scrive, questo sono 40 anni che insegna alla Università Ebraica di Gerusalemme, israelita, biblista, si sa che ogni testo biblico tramandato a mano o sotto dettatura non è mai uguale. I testi del 400 a.C. erano come un imbuto rovesciato, per una parola che entrava ne uscivano molte di più. Perché? 400 a.C. siamo nel periodo del ritorno dal cosiddetto esilio babilonese. Il sacerdozio di Gerusalemme ha preso in mano il potere e ha detto bene, d'ora in avanti noi in sostanza siamo i depositari di questa conoscenza, e quindi hanno deciso qual era la dottrina che doveva essere veicolata, e da quel momento in sostanza hanno cominciato a veicolare la dottrina monoteista che nella Bibbia non c'è. I testi del 400 erano come un imbuto rovesciato, per una parola che entrava ne uscivano molte di più, nel senso che le facevano uscire. Ma due secoli e mezzo dopo accade l'inverso, l'imbuto si rovesciò e nel Tempio di Gerusalemme qualcuno disse, ecco questo è il testo ufficiale, da lì tutti i libri vennero corretti. E se un libro era molto divergente, siccome non lo potevano correggere perché era troppo divergente, non potendolo distruggere lo si seppelliva. Cioè ciò che non era funzionale alla loro dottrina lo facevano sparire. Nelle Bibbie che avete in casa sono citati 11 libri che non esistono più, ufficialmente. Magari in qualche biblioteca romana o di Gerusalemme esistono. Però ufficialmente non sono più disponibili. Sono stati fatti sparire perché erano troppo espliciti. Non li potevano correggere, siccome ovviamente non li potevano distruggere perché erano comunque scritti, diciamo così, dai loro padri, li hanno semplicemente resi non più disponibili. Questo è l'Antico Testamento, altro che ispirato da Dio. O diciamo, se per caso lui l'ha ispirato all'inizio, poi se ne è totalmente disinteressato, su questo non ci sono dubbi. Approfitto per dire, e lo faceva ancora notare un'amica prima, una cosa che ripeto tutte le volte, ma io dico, la Bibbia non parla di Dio. Non dico Dio non esiste, perché io di Dio non so nulla. Quindi per gli uomini di fede Dio esiste benissimo, io non me ne occupo. Io dico che quel libro non parla di Dio, che è una cosa totalmente diversa dal dire che Dio non esiste. Io non mi occupo dei mondi spirituali, perché io dei mondi spirituali non ne so nulla. È pieno di maestri che sanno tutto, benissimo. Se qualcuno vuole le verità sui mondi spirituali, ha centinaia di campanelle a cui suonare, non deve suonare al mio. È chiaro? Perché io non ho nessuna verità sui mondi spirituali, neanche per me, figuriamoci per gli altri. Io vivo felicemente dentro il dubbio, è proprio cinnatico che è una meraviglia. Quindi non posso neanche dire ad una persona vieni dietro a me, perché io per dire a una persona vieni dietro a me dovrei sapergli dire perché andiamo là, ma io non so dove vado. Cioè io più chiaro di così non so come essere, però tanto so già che va bene. Allora, una delle cose, vi faccio un esempio di cambiamenti di apportati dai masoreti o comunque di tradizioni diverse. Noi sappiamo che Mosè, così ci dicono i masoreti, e noi facciamo finta che sia vero, che Mosè era un figlio degli Ivrim, cioè un figlio degli ebrei. Se noi leggiamo le Bibbie scritte in aramaico, c'è scritto che Mosè era figlio degli Yahudè, cioè dei sacerdoti egizi del faraone Akhenaton. Quindi, secondo la Bibbia aramaica, Mosè era un egiziano. Secondo la Bibbia dei Masoreti, Mosè era un ebreo, più o meno. Perché nelle Bibbie che avete in casa c'è anche scritto che quando Mosè
deve fuggire dall'Egitto perché ha ucciso una persona, teme di essere condannato, quindi si porta nella cosiddetta terra di Sinai, insomma, semplifichiamo. E lì, insomma, si reca ad una fonte, vede che ci sono degli individui che stanno molestando una ragazza che sta cercando di far abbeverare il bestiame, insomma, la difende, questa ragazza poi diventerà sua moglie. Questa ragazza torna a casa, racconta a suo padre quanto è successo, suo padre dice: ma chi è che ti ha aiutato? E lei, mentre Mosè sta arrivando, dice nelle Bibbie che avete in casa, quell'egiziano là. Quindi anche nelle Bibbie che abbiamo in casa è rimasta una traccia del fatto che Mosè fosse probabilmente un egiziano. Quindi noi abbiamo allora una tradizione che ci dice che Mosè era figlio degli Ivrim e una tradizione che ci dice che Mosè era figlio degli Amudim. Non chiedetemi qual è quella vera, perché non lo so, ovviamente. Secondo me non lo sa nessuno, ognuno crede vera la sua. Benissimo, ognuno fa il suo atto di fede, fantastico, non c'è problema. Noi conosciamo il tetragramma Yahweh, che sarebbe Yahweh, cioè il nome di Dio. Nelle Bibbie scritte in aramaico, il nome di questo qui non è questo, ma è scritto da due Yod, cioè due I, che si leggono Ai. Quindi nella Bibbia dei Masoreti abbiamo Yahweh, nelle Bibbie scritte in aramaico, nei Targumim abbiamo Yod Yod. Qual è il nome vero? E chi lo sa? La tradizione è certezza di manipolazione. Questo ancora, come vedete, non parliamo di traduzioni, parliamo di come è scritta la Bibbia. Prima ancora di pensare di tradurla. Questo è scritto. Sappiamo che gli ebrei non possono pronunciare il nome di Yahweh. No? Perché? Perché sarebbe appunto il nome impronunciabile. Questa è l'estensione di un'indicazione che lui, comunque si chiamasse, ha dato, precisa. Lui ha detto: non chiamatemi invano. Ma non chiamatemi invano non vuol dire non nominatemi, vuol dire non chiamatemi per tutte le vostre stupidaggini, perché poi vedremo chi è. Voi risolvete di tutte le vostre cose per conto vostro. Quando poi ci sono dei problemi veramente importantissimi, allora arrivate fino a me. Ma prima seguite tutta la gerarchia dei vostri capi, capetti, intermedi. Bene, allora gli ebrei, per essere sicuri di non contravvenire a questa indicazione, hanno stabilito di non nominarlo mai. E allora sostituiscono Yahweh con Adonai, che vorrebbe dire che nel linguaggio dei Masoreti sarebbe Adon mio, cioè la parte finale sarebbe il suffisso possessivo di prima persona singolare. Secondo i Targumim, invece Adonai non significa signore mio, ma significa Adon di nome Ai, che era un comandante militare egiziano. Qual è la tradizione vera? Non lo so, però dobbiamo sapere che esistono, perché altrimenti corriamo il rischio, e queste cose qui che sappiamo che esistono è perché facciamo la lettura da ignoranti, per questo che continuo a farle. Altrimenti